Ci è voluto un po', ma siamo tornati a Napoli. Era un botto di tempo che non tornavamo a Napoli e non facevamo un video, tipo 11 mesi, e oggi vi porto la lista delle 5 migliori pizzerie di Napoli del 2022. Dato che non volevo farmi aiutare da un finto napoletano a giudicare le pizze, ne ho chiamato uno vero. Simone, l'avete già visto sul canale. Ciao Simo, come stai? Dato che tu incarni l'orgoglio napoletano, proprio qua ce l'hai, ci aiuterei a dire se queste pizze meritano o no di essere nella lista delle 5 migliori. Vai, sono pronto. Devi sapere che la lista è stata scritta per intero da Gianna di Italy Food Porn. Ha detto: a Napoli queste le consideriamo 5 tra le migliori. L'ultima volta che abbiamo fatto un food porn con Giana siamo usciti morti. Peggio. Peggio. Il primo della lista di oggi è 50 calò più a Mergellina. Domanda bruciapelo, lo metteresti dalle prime 5? Sì. Sì? Andiamo a mangiare. Addirittura hai fatto scegliere a loro le pizze. Funziona così: la margherita con la bufala la prendiamo sempre, perché quello è il mio modo per giudicare. Prendi sempre la stessa e non te sbaglio. Per quanto riguarda loro, sta a loro scegliere due pizze che sapranno soddisfarmi. Questi qua sono i Muparolo lo Jumbo. Cosa sono? I Muparolo lo Jumbo. Che vuol dire? I peperoni del fiume. Ma più che altro non volevo mangiarmi il fritto così appena arrivato a Napoli. Dai, iniziamo con la margherita. Sta di casa. 50 calò è sempre una garanzia. Mamma mia, madonna, che buona. 10 già. Dopo un mese e mezzo in America, quale pensavi fosse la mia reazione? Che ti dicevo? E di recente ho assaggiato di meglio. Sta buono. Lui non l'ha mai provata, Però sto facendo il video sul suo canale. Mangio per la prima volta la pizza a Napoli. Gli abbiamo detto di fare questo video, quindi ora lo vedete sul suo canale. Vai Simone, prego i peperoni. Parolo rosso. A me non fanno impazzire i peperoni, quindi sarò super sincero. Sì, c'hanno tutto tranne che sono i peperoni originali. 2 secondi dopo, peperone. È buona la pizza, è buono anche il peperone, ma è proprio che in bocca a me non mi piace il peperone. È molto particolare. Classica pizza fritta con mozzarella, ricotta e cicoli. Che ogni volta sbaglio perché la Toto ha detto pancetta. E anche un po' di pepe. Brucerà fino all'inferno. Questa è sempre la più buona. Grazie al cazzo, ci mancasse. Ho apprezzato che mi hanno portato una pizza fritta quando gli ho detto fate voi. Dai. Comunque pazzesco che di martedì sera c'è un botto di fila. C'è sempre un sacco di gente qua. Comunque, 3 pizze che abbiamo preso e 2 acque, 40,50 euro. Così se a qualcuno interessasse metto anche i prezzi. Prossima pizzeria perché abbiamo appena iniziato. Comunque erano 11 mesi, un anno che non facevo un video a Napoli, mi mancava. Oltre che si mangia benissimo, poi perché succede di tutto, raga. La gente, le persone che ti fermano, è tutto meraviglioso. Qui a differenza del nord, che o mi fermano gli adulti o mi fermano i ragazzi, qui ti ferma la famiglia e tutti ti seguono, tutti vedono il video su YouTube. Niente, mi piace. Comunque se arriviamo a 50.000 like sotto questo video, torno a Napoli una settimanella, anche un po' di più, e faccio un'intera serie su almeno Napoli. 30 video. No, ne facciamo 3, una trilogia di Napoli. Un'altra, come abbiamo già fatto in passato. 50.000 like e andiamo alla prossima pizzeria. Seconda pizzeria della lista, pizzeria La Notizia di Enzo Coccia. È proprio Enzo, sei a Napoli, proprio Enzo, con Enzo, tutto l'amore del Enzo. Mondo. Enzo, non sono mai venuto qua, ma mi hanno detto le fonti che è la classica napoletana e che mi stupirà. Non so se l'hai vista, ma è sulla guida Michelin. Però ci sono 2 sedi, una qui e una in fondo alla strada, e Simone e Leonardo sono andati nella pizzeria sbagliata, li aspettiamo dentro. Pizzeria La Notizia, l'hai mai sentita? No. Frank ha detto che ci ha mangiato ed è molto buona. Io non sono mai stato qua. Lo confermi? Confermo che è molto buona. Ci siamo, ti chiedo una margherita con la bufala e 2 tue top pizze. Provola. Vici fresche, menta, origano, un po' di peperoncino e una grattugiata di limone. Invece quello lì è un ripieno con mozzarella, ricotta, salsiccia tritata, rucola e gorgonzola. Ho giocato sporco, ma poi ha preso la dice questa cosa più buona per me. Questa di è la margherita d'occo con San Marzano, mozzarella di bufa, olio extravergine, basilico e pecorino romano. Cioè c'è quella giunta di pecorino che aiuta veramente. Da un botto di gusto. Accompagna tanto il pecorino, lo senti tanto. Allora, a me piace più l'impasto di questo, ma prima piace più il pomodoro. Quello stavo dicendo anche io. Conta molto nella pizza il pomodoro, però l'impasto ha vinto. Vediamo la pizza senza pomodoro. Questa non so perché, ma secondo me ci stupirà parecchio. Pizza con la menta. Delicata di quello che ti immagini. Non sono un fan della ricci, dico la verità. Però non si sente per nulla. Un po' è buonissimo. Piccantina. È bravo, c'è un poco di piccante. Però scorzo di limone si potrebbe sentire di più. Particolare. Però se parliamo di impasto è veramente buono. Ricordiamoci, la pizza deve essere buona in ogni punto. Quindi io prenderò la parte del culetto. Che di solito è quella che non è la migliore, no? Esatto. È quella meno piena. Però io vedo che dentro la roba ci sta. Vado all'attacco.
c'è un po' troppa roba. Per il gorgonzola in questo caso, che io sono un grande fan, è un po' di troppo. È buona, ma a confronto alle altre pizze è la terza di tutte. Questa qui rispetto a quella di prima, cioè, c'è una differenza abissale. Cioè, questa la senti proprio bam, ti dà una botta. Mi dà un pugno di gorgonzola dritto sui denti. Abbiamo speso per tutto quanto 43 euro, e poco di più di prima, ma le pizze erano un pochino più articolate. Nel complesso la metterei in questo momento in seconda posizione. Impasto più buono, ma il pomodoro e l'insieme della pizza, parlando soprattutto della margherita, mi è piaciuta più prima. La prossima pizzeria la dovresti conoscere. È molto famosa. Pizzeria Porzio. Conosco. Sei già venuto? Famosissima, ma qui non sono mai stato. Nella terza pizzeria e vediamo dove si posiziona in classifica. Abbiamo direttamente Enrico. Ciao maestro. Ragazzi, io ti chiedo, come sto chiedendo a tutte le pizzerie, una margherita con la bufala, la bufalina, e due pizze che secondo me sono dei cavalli di battaglia, che dice che mi stupiscono, sono buone, non sbagli. Voglio. Volete a pizza B? Credo abbia detto seguilo. Abbiamo la bufalina, poi gli facciamo, diciamo che la pizza di TikTok è arrivata quasi a 10 milioni di visualizzazioni, quindi gli facciamo una bella pizza che si chiama Spacca Napoli. E poi c'è un bel pizza in bocca, un'altra pizza forte nostra che va bene soprattutto anche nel periodo estivo, quindi ci siamo con i tempi. Questa è metà pizza, metà panino, quindi va schiacciata in modo un po' diverso. Crema di parmigiana frullata che facciamo noi, e poi l'altro lato lo facciamo salsicce e patate al forno. Poi ovviamente ci sono due pezzi in meno, poi capirete il motivo. Questa è la pizza, noi la chiamiamo la pizza per l'eterno indeciso, no? Perché metà pizza e metà panino. Quindi chi vuole la pizza si mangia la pizza, chi vuole il panino si mangia il panino. Io ho tutte cose, si mangio tutte cose senza problemi. Il lato pizza con salsicce fredde e parmigiana, il lato panino con prosciutto crudo, rucola e scaglie di parmigiana. Questa viene completata con pezzo fritto, con la pancetta sulle patate, col basilico a crudo, una bella montanarina nel pezzo mancante. Spacca Napoli, quattro gusti in un'unica pizza, di cui due sono fritti, margherita con bufala, patate e pancetta e formaggio slow food cacio e ricotta. E non ci resta una pizza, no, quattro. Quattro è meglio che uno. Questa invece è per l'eterno indeciso, vedi? Metà pizza, metà panino, quindi anche per la coppia che di solito litiga quando deve uscire, no? Insieme alla fidanzata. Okay. Io voglio pizza, voglio panini, voglio panini, voglio pizza, metà pizza, metà io panino. Io per tutte e due le solite. E tu ne mangi tutte. Madonna, grandissimo! Questo è quello che noi a Napoli chiamiamo saltimbocca. Da voi saltimbocca sono altra cosa. Sono altra cosa. Impasto della pizza con dentro i salumi. Partiamo con la margherita come tutti. Molto più accesa la mozzarella proprio. Qua si sente proprio bene la mozzarella. Che differenza della prima, che era una bella botta il pomodoro, qui la mozzarella vince. E anche il pomodoro è buono. Pasto buono, il secondo forse l'ho preferito leggermente dell'altra pizzeria. Quindi adesso la fine del mondo, risalta qualsiasi cazzo di cosa. Questa come la tagliamo? Questa c'è chi può e chi non può. Io può. Questo è probabilmente il video più bello che abbia mai girato. Sono felicissimo. Ah, io non so se te ne sei accorto, ma tra qua e qua sono due gusti diversi. Salsicce friarielli e qua è una, questa è una parmigiana frullata. Io dipendo subito dalla parmigiana frullata. Frullata, non frullata. Non detto frullata. Quanto è buona, è leggerissima. La salsiccia friarielli per me è troppo buona. Il salto in bocca. Io non so come faccio a dare dei morsi del genere. Ad ora do il mio voto. Questa qui, margherita, è stata la pizza più buona fino ad ora. A mani basse. La margherita di Ciro come secondo. Questa qui come terzo. Però mortacci, non hanno capito che sono tre pizze che abbiamo fatto nel giro di un'ora. Io ho uno stomaco indistruttibile. Voi pensate sia facile fare il food vlogger? Non è così. La stavo sollevando. Sono super confuso. Certo, non si butta niente. Tolgono da qui, lo friggono e lo mettono. No! No! Io sono lo work supremo, frate. Io non so se Enrico si vergogna di te o è fiero. Intanto è la pizza più buona di oggi, quindi è fierissimo. Io sono fiero di lui. Animato la pizza. Tutto troppo buono.
Questa è la prima, sì, poi Ciro, Ciro e poi Notizia. Mancano ancora due domani. Il conto, anche se abbiamo mangiato più di ogni altro posto, senza dubbio, 34 euro. È stato in assoluto il più economico e anche il più buono fino ad ora. Ma domani si ricomincia. Anche perché è una certa, io tutto il giorno che mangio, stavo in Calabria stamattina a Catanzaro, so più che giorno è. Cosa stai dicendo della prossima pizzeria? No, che effettivamente non è un posto turistico, siamo nel centro della vera Napoli, tra quartieri dove passa la gente, e c'è una pizzeria che è molto buona, Attilio. Qua wow, fra, come si bello! Ah, perché già a Napoli è una cosa assurda. Ma te, ma guarda, ma te stirata, a me no. Io mamma tu no. Domanda a bruciapelo, Attilio. No. No. No per te? No, non ci sono mai stato. No, frato, ma ci dici se è buono o non è buono. Ma capito a Napoli quante pizzerie ci sono? Almeno 5. No, è un po' come quello che vi ho detto io. Noi napoletani non siamo, cioè non conosciamo magari le migliori, perché a noi basta quella vicino casa che è comunque buona. Però se vi interessa, le pizzerie a Napoli al 16 maggio 2020 erano 8200. A parte la via stretta, poco conosciuta, quindi è un posto che devi conoscere per andarci, ma da dentro quanto è diversa, fatta bene. Bellissimo. Comunque una bella pizza, ma anche semplicemente tovaglina dove mangi, è veramente bella. Bravo Attilio, hai un buon servizio di design. Vogliamo una margherita con la bufala e poi due pizze a scelta del pizzaiolo. Ok ragazzi, procediamo con le pizze. Grazie. C'è anche Spero che ci manderà le pizze in un determinato ordine in base al nostro palato, per abituarci al sapore e farci fare questa piccola degustazione di pizza. Ogni pizza ci preparerà al sapore successivo. Allora qua abbiamo la pizza agli Appennini, 8 punte ripiene di ricotta, al centro bianca con le zucchine saltate in padella, un po' di pancetta, funghi porcini e fior di latte. Invece qua abbiamo la pizza a fiore, base bianca sempre con provola, fiori di zucca, un po' di pancetta croccante, pomodorini freschi e granella di pistacchio. Questa è la pizza che mi mette più curiosità del video. Ok. Una pizza del giorno. Vabbè, questa è buonissima. Per me ad ora è la più buona. Sì, sì. Più buona. Ma pure l'impasto è una cosa assurda. L'impasto, infatti, l'impasto è stra leggero proprio. Quindi qua vi mangiate prima il cornicione. Si è sciolto. Leggerissimo, buonissimo, una cosa assurda. Primo cornicione ripieno. Molto più equilibrato in realtà, mi aspettavo meno. Più leggera, buonissimi funghi e zucchine. Qui okay. Vince il cornicione, ma lì quella è veramente una parola. La qualità dei prodotti sopra è assurda. L'ingrediente principale. No, è morto. Joe, sveglia. Quando non parla vuol dire che è buono. Forse questa è fucking buona. Ha vinto come impasto, ha vinto come il pomodoro, perché è veramente troppo buono. Mozzarella ha battuto anche quella di ieri sera, ma l'olio. Magico. Quando penso alla pizza napoletana è questa. Non sono mai venuto da Attilio, è la prima volta, ma penso che ritornerò. Attilio, Porzio, Ciro e la Notizia. Ne manca ancora una. Costo totale 34 euro per una cornadolare, un acqua frizzante e tre pizze. Anche a livello di prezzo siamo comunque in prima posizione. È stata una bella sorpresa, o sbaglio? Molto molto buono. Manca solo una pizzeria, ho già l'ansia che finisca questo video. La prossima pizzeria la conoscete tutti, l'ho già fatta vedere sul canale, però non potevo non metterla in questa lista, dato che stiamo parlando delle migliori pizzerie di Napoli. L'ho già fatta vedere, lo so, ma per me è la più buona. Parliamo della pizzeria da Michele. Infatti se noi andiamo da un qualsiasi napoletano nel mondo, scusi, sì, salve. Così. Il napoletano, parla napoletano. Ah, frate, ma pizzeria da Michela, ah, okay. Ci mette in mezzo ai 5 migliori pizze. Direi proprio di sì. Non ho mai parlato così male napoletano comunque in vita mia. Doveva essere un'altra in lista, ma dato che è l'ultima che abbiamo mangiato, mi ha stupito così tanto, era così tanto buono che ho pensato, ma è più buona della mia pizzeria preferita a Napoli? E quindi noi le mettiamo a confronto. Mentre rincontro che se vede qui da Michele, vedo le fa un pochetto di fila. Devi capire che da Michele loro se ne sbattono completamente di servizio, proprio la clientela per loro è un di più. È un di più, cioè loro sanno che tanta la pizza godi, quindi qual è il problema? Grazie mille. No, una margherita, una marinara, una cosa, tre pizze totali, margherita doppia mozzarella. Dato che da Michele sono tre gusti, te la portano in meno di 5 minuti, 3 minuti è arrivata la pizza. È così grande, vedete, sfora il piatto, perché si chiama pizza a ruota di carretto, tipologia di pizza napoletana super famosa, ed è una di quelle che preferisco. Questo impasto è una nuvola. Abbiamo questa qui la cosacca, giusto? Sì. La cosacca è una marinara senza origano ma con l'aggiunta di pecorino e altri formaggi, mentre qui c'è la marinara classica e qui la doppia mozzarella. È una nuvoletta, super leggera. Pomodoro qua è proprio
assurda, buonissima. Tu le altre la puoi confondere con un'altra pizzeria, no? Dici, questa è la pizza napoletana, ma la pizza da Michele è la pizza da Michele. Cioè io adesso se prendo questa, l'assaggio e dirò, questa è Michele. Pomodoro buono, mozzarella buona, tutto perfetto. Senza pretese, ma è comunque troppo buona. La margherita di Michele è sempre il top di gamma, assoluta. Non sbagliano mai, però sono qui a Napoli. Sì. Perché io l'assaggerò ovunque nel mondo. Ti ricordi quando l'abbiamo mangiata a Milano? Okay. Completamente diversa. L'abbiamo mangiata anche a Dubai, completamente diversa. Marinara, classicissima. Mangi in 20 secondi sta pizza. Ne prendiamo altre 10. Sì, buone marinare, ma quella è troppo più buona. Ora bisogna vedere qual è la classifica finale. È arrivato il momento di fare la lista delle 5 migliori pizzerie del 2022 secondo me. Insomma, io ne ho provate 5 che sono considerate dalle 5 migliori e ora le mettiamo in ordine, così quando verrete a fare il vostro tour quest'estate durante l'anno avete già la lista delle pizzerie secondo me. Ricordiamo sempre che è gusto personale, abbiamo già pensato, abbiamo la lista. Siamo quasi d'accordo, mi sa, no? Sì. Ok, quinta posizione. Abbiamo deciso la notizia. Però la notizia aveva un impasto buonissimo. Perdeva un po' secondo me in confronto agli altri il pomodoro. Secondo me è stato più che altro per le pizze troppo particolari. No, io calcolo anche la margherita normale, la bufalina. Era buona, ma mancava di qualcosa. Quarta posizione, 50 calò. Buono, buoni ingredienti, buona la pizza fritta, buono tutto. Ma la metto quarta semplicemente perché le altre erano superiori, a mio gusto personale. Terza posizione, metterei Porzio. Sì. Era veramente top level, top di gamma. Buonissimo. Te lo metto in terza semplicemente perché le altre due mi sono piaciute più a me personalmente. Sì. Creatività, ingredienti veramente buonissima. Assurdo, seconda posizione mettere Michele. Sì. Anche se forse oggi, che in particolare mi è piaciuta meno delle altre volte, non lo so, la consideravo tra le mie preferite in assoluto, però quella di Attilio a me la Attilio è stato, cioè tutte le pizze abbiamo mangiato, è imbattibile oggi, anche se non l'avevo mai provata, la conoscevo ma non l'avevo mai provata. Pizzeria storica, unica sede a Napoli, quindi andate a provarla. Basta, grazie, è stato un piacere fare affari con lei. Ci vediamo alla prossima pizzeria, perché noi adesso non abbiamo finito, dobbiamo mangiare ancora. Quella non è finita il tour, però ci sono altri video da fare. Vi ricordo a 50.000 like porto una trilogia di video su Napoli, quindi tornerò per fare questa trilogia lasciando un bel like. Tu iscriviti e accendi la campanellina che fa sempre bene. E te posso dire una cosa, ti posso piacere tutti i piatti del mondo, ma quando li metti in confronto con la pizza c'è storia, c'è proprio storia. Che la pizza sia con voi.